Dallo stadio Allegretto di Montesarchio, tutto pronto per l'inizio della partita di campionato, valevole per la 14ª giornata del girone A del campionato di eccellenza. Ad affrontarsi saranno il Cervinara e la Vissariano Accadia. Ci siamo, sta per iniziare, Cervinara, Vissariano, giù il gettone, via, stacca Palumbo, rete, la sblocca il Cervinara, passa con guadagni al 17esimo, Cervinara 1, Ariano 0. Nel frattempo Cervinara, Cochen, va al tiro Cochen, pallone che finisce in rete con la deviazione, 2-0, raddoppia il Cervinara con Cochen. Cervinara che passa con il numero 23 e va sul 2-0, in rete c'è andato Cochen. Cochen, Petrone, che va al tiro, guadagni Rizzi, cerca di liberarsi per il tiro, ancora Guida che allarga a destra, pallone scaraventato al centro, ci mette il piede Palumbo, Guida lambisce il palo. Mettile ne spende, quindi non dovrebbe. Finisce così il primo tempo. Per la ripresa di Cervinara Vissariano, per chi solo ora si è collegato, ribadisco il risultato, 2-0, partito in questo preciso istante. Drone. Russolillo, stacca Guida che non trova la porta, palla poco sopra l'avversario, ma apprezzabile azione del Cervinara che è andata al cross con Russolillo di sinistra. Ancora Cochen, guadagni Russolillo, calcio di punizione, si rifà. Palla al centro, Simone Cioffi, cross al centro, stacca Teneriello, tira Guida, guadagni, entra in area, calcio di rigore per il Cervinara, fallo su guadagni, parte Petrone, Russolillo, rete! È un canovaggio già letto. In un'altra gara successe che tirò il calcio di rigore Simone Cioffi, si avventò Russolillo che ribadì in rete. Questa volta è successo diversamente, ha tirato Marco Petrone, ha ribadito in gol Russolillo, sempre lesto a mettere il pallone. Quinto gol in stagione per Russolillo. Cervinara 3, Ariano 0. Fa tutto bene Marco Petrone, riparte Cervinara proprio con Petrone, guadagni, cambia passo sulla posizione di Russolillo, ancora Russolillo, entra in area, Petrone, rete, quarto gol per il Cervinara e a segno ancora una volta guadagni. Ancora Ariano in possesso di palla, Armonica va al tiro, tiro di Armonico che finisce abbondantemente al lato, nulla di fatto. Cochen a cercare guadagni, guadagni in area, Casale va alla conclusione, angolo per Cervinara. Tenta la sortita l'Ariano con Coppola, Cochen aveva tentato il passaggio verso Palumbo, finisce così dopo 7 secondi di recupero, l'arbitro decreta la fine delle ostilità, Cervinara batte Vissariano Accadia 4-0, doppietta di guadagni, gol di Russolillo e rete del Cervinara al primo minuto.